Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa prematura di Fabio Buoninsegni, 23 anni, arbitro di prima categoria e studente di giurisprudenza, tragicamente deceduto a seguito di un grave incidente stradale. Residente a Quarto, Buoninsegni ha perso la vita nella notte, dopo essere stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Caserta. La tragedia si è consumata sabato sera, quando, al ritorno da un incontro di campionato, l'auto di Fabio si è scontrata con un SUV sull'autostrada, all'altezza di Villa Literno. L'impatto devastante ha lasciato poche speranze fin dall'inizio, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori di salvarlo. Figlio di un noto allenatore di calcio della zona Flegrea, Fabio era considerato una delle promesse più luminose dell'arbitraggio italiano. Capace di coniugare passione per lo sport e studi universitari con dedizione e talento. La sua improvvisa scomparsa ha scosso profondamente la comunità sportiva, in particolare quella calcistica, che lo aveva visto crescere e affermarsi come arbitro. L'Associazione Italiana Arbitri e le realtà sportive Flegree sono state tra le prime a esprimere il proprio cordoglio. Attraverso centinaia di messaggi che hanno inondato i social network e le piattaforme di comunicazione, testimoniando l'affetto e il rispetto che Fabio aveva saputo guadagnarsi sul campo e fuori. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.